questo jingle che va in onda per aprire la nostra rubrica che vuole parlare dei vari aspetti economici della nostra quotidianità, e ogni tanto rifletto, mi domando se non sia esagerato averla chiamata grossa crisi, o se invece la crisi è perfino più di più ampie dimensioni rispetto a quello che possiamo renderci conto noi durante il giorno. Buongiorno, buonasera anzi a Eugenio Benettazzo che è qui con noi. Ascoltavo Lucio Battisti l'altro giorno, che non lo dico per raccontare gli affari miei, ma perché ad un certo punto in una delle canzoni più famose dice: al 21 del mese i nostri soldi erano già finiti, e pensavo a come precorreva i tempi questo genio della musica italiana, perché effettivamente insomma più o meno al 21 si arriva ancora adesso. Gli stipendi sono spesi ancora prima che vengano accreditati. In molti casi, una volta torneremo sull'indebitamento che abbiamo trattato molte volte. Invece, a proposito di stipendio, in questo nostro incontro, vale la pena proprio di fare qualche puntualizzazione sul TFR. Il TFR che ha un po' visto cambiare, parecchio anzi, visto cambiare le regole, no? Di attribuzione, cioè il nostro trattamento di fine rapporto a sua volta come viene trattato dal 1 gennaio 2007. La nuova finanziaria di quest'anno prevede l'inserimento di quella che viene definita la cosiddetta previdenza complementare, una svolta epocale per quanto riguarda, a mio modo di vedere, la gestione del settore previdenziale per l'Italia, in quanto lo Stato italiano per la prima volta si rende conto dell'incapacità di poter sostenere a lungo termine le pensioni con un tenore significativamente elevato, e scarica sulle spalle dei contribuenti, in questo caso qua dei singoli lavoratori, l'onere di scegliere se avere il trattamento di fine rapporto così come l'abbiamo sempre percepito noi, quindi l'azienda trattiene una parte della contribuzione e poi la riconosce al lavoratore in prossimità dell'estinzione del rapporto, o se optare per un regime complementare che gli consentirà di ottenere una pensione complementare a quella che già percepisce, andando a investire il TFR che sino ad oggi veniva parcheggiato in azienda. Quindi in buona sostanza ci troviamo di fronte ad una scelta che avranno i lavoratori nei prossimi, da esprimere entro i prossimi 6 mesi, con la quale delegheranno i loro, attraverso l'azienda, attraverso la concertazione sindacale, la possibilità di inviare, di investire il loro TFR per poter ottenere poi più avanti nel tempo una seconda pensione. Abbastanza semplice. Detta così sarebbe semplicissimo. All'atto pratico, che cosa deve fare ogni lavoratore? All'atto pratico apre un vero e proprio inferno di interpretazione per quello che può essere non tanto l'applicazione. Una svolta epocale, esatto, nell'ambaradan che ormai poi ci sta travolgendo ovunque. Poi magari spendiamo anche qualche parola per rappresentare a chi ci ascolta da casa quali potrebbero essere le spiacevoli conseguenze a cui si va incontro. Noi qui ci troviamo nelle condizioni in cui il lavoratore, da adesso in poi, se sceglie di destinare la parte del TFR attraverso gli accordi che stipulano i sindacati con le aziende nei relativi fondi pensione di categoria, si potrebbe trovare nella circostanza di non trovarsi gli accantonamenti che ha versato, se non altro almeno capitalizzati, come avveniva invece per il TFR. Per quale motivo questo? Perché il TFR viene investito in fondi pensione che possono essere di natura obbligazionaria oppure di natura azionaria. Sappiamo benissimo come si comportano le azioni, certo, i grandi gestori ci vengono a dire che possono salire ma anche scendere. E questo è il problema, mentre il TFR, così come era stato concepito ancora dopo l'epoca post-fascista, ci rappresentava una vera e propria sicurezza per il lavoratore dipendente del settore privato, perché se non altro gli accantonamenti che venivano effettuati stavano fermi lì, erano certi e venivano capitalizzati con